E adesso sul palco Mariella Borghi che ci parla di intelligenza artificiale. E anche noi abbiamo l'intelligenza artificiale al nostro evento, quindi. E abbiamo anche la valletta, perché non è lei che vuole farti chiamare valletta, sia chiaro. Tutti i check stiamo smarcando. Grazie. Esatto. Grazie a voi. Va bene. Ciao a tutti e a tutte. Allora, io sono Mariella e mi occupo di intelligenza artificiale dal lontano 2011, quando ero manager in azienda e usavamo i modelli di machine learning per classificare i feedback dei clienti per le grandi aziende. Quindi comincio a essere un po'. Oggi vi voglio fare un viaggetto nell'AI, ma prima vi voglio fare un po' qualche domanda. Allora, innanzitutto, cosa ne pensate dell'AI? Votate per alzate di mano. Uno, figo. Due, oh mamma, e adesso? Male, no? Scusa, la terza, moriremo tutti. Bene, mi fa piacere che siete più che altro convinti che l'AI vi piaccia. Bene. Allora, quanto siete familiari però con l'intelligenza artificiale? Le so tutte. Due, tre, cosa hai detto? AI? Ok, benissimo. Quindi siete un po' gnè, quasi tutti gnè. Bene. Adesso la terza domanda, ma voi usereste l'AI nel vostro lavoro? Uno, ma io già la uso, che ti credi? Due, non lo so. E tre, il padre retro Satana che io ne incontro un sacco, quindi dico, l'AI. Oh, bravo, bravo. Allora, prima di tutto, che cavolo è questa AI? Vi voglio dare qualche indicazione. Innanzitutto, l'AI non è nata nel 2022 con ChatGPT, ma è la prima definizione del 1955-56, giusto per darvi un'idea. Poi chi mi segue su LinkedIn lo sa che lo ripeto in continuazione, sono noiosa. Comunque, l'intelligenza artificiale, che cos'è? Sono dei sistemi informatici che sono capaci di eseguire dei compiti che normalmente richiedono l'intelletto umano, ok? Per quello l'hanno chiamata intelligenza, anche per portarsi a casa un sacco di finanziamenti, tra l'altro. Quali compiti sono? Apprendere dall'esperienza, riconoscere dei pattern, degli schemi e prendere decisioni e risolvere dei problemi. Ma occhio, perché un software convenzionale che cosa fa rispetto a un AI? Excel cosa fa rispetto a un AI? Esegue un compito, è programmato per fare quella roba lì. L'AI impara ad eseguire un compito. Questa è la vera differenza e la vera innovazione di strumenti che esistono però, dicevamo, da tanto tanto tempo. Qui c'è la roba più complicata dell'universo, perché quando qualcuno dice che o vi vuol far credere che l'AI e l'AI generativa siano la stessa cosa, quindi ChatGPT, per farla breve, e l'AI siano la stessa cosa, vi sta prendendo in giro, perché non è assolutamente così. Nel senso che l'intelligenza artificiale è qualcosa di estremamente ampio, che comprende, adesso non ve le sto a raccontare tutte perché facciamo notte. Però era solo per darvi l'idea di quante tecnologie ci sono qua dentro. Ci sono le tecnologie, quelle che fanno funzionare Alexa, ci sono le tecnologie che fanno funzionare Netflix e la raccomandazione di Netflix, per farla proprio breve. Ci sono, per esempio, le tecnologie che fanno funzionare, che sono le reti neurali che fanno funzionare anche una Tesla, ok? L'intelligenza artificiale generativa è questa fettina qui piccolina, quindi mette insieme tante tecnologie che esistono già da tanto tempo. Ma perché ci piace tanto l'IA generativa? Perché parla la nostra lingua. È la prima volta che una macchina parla quasi come noi. Dico quasi, perché per me non parla esattamente come un essere umano, però è questo che ci conquista. Di che cosa è fatta l'IA generativa? Allora, è fatta di questi cosi che si chiamano LLM, Large Language Model. E che cosa sono? Cosa fanno soprattutto? In base al contesto, definiscono quale sarà la prossima parola. Ok? Quindi se io scrivo the, facciamolo in inglese, e poi metto cat, presumibilmente il gatto non lavorerà al computer, ma farà qualcosa da gatto. Quindi, definito il contesto, il modello di IA generativa va a prevedere la parola successiva. Quindi che cosa vuol dire?
che questi modelli deducono delle relazioni che intercorrono tra le parole e stabiliscono qual è la parola più probabile che ci sia dopo. Quindi che cos'è? Statistica di altissimo livello, nel senso che chiaramente non è così semplice, però fondamentalmente di statistica stiamo parlando, non è magia, questo è certo. ChatGPT è il modello di IA generativa più famoso, ok? Perché è il primo che ha deciso di rendere pubblico il proprio modello e di farlo diventare ChatGPT, quindi di farlo passare a tutti. Quando lavoravo in azienda abbiamo iniziato a usare queste tipologie di modelli nel 2018 per creare tecnologie per le aziende. Quindi, giusto per darvi un'idea, loro hanno lanciato ChatGPT, era 2022, più o meno, autunno 2022. Ma cosa vuol dire GPT? G vuol dire generative, quindi vuol dire che prevede la parola successiva. P vuol dire pre-trained. Che cosa vuol dire? Vuol dire che tanti anni fa bisognava avere le cosiddette pipeline linguistiche, bisognava avere tutta una serie di cose per poter riuscire a mettere insieme una base per poi far funzionare degli strumenti di intelligenza artificiale, ok? Pre-trained vuol dire che io non ho più bisogno di costruirmi una base di conoscenza. Quella base di conoscenza è già lì, è già fatta, l'ha già fatta qualcun altro. Base di conoscenza allenata su tutto lo scibile, libri, siti web, tutto quello che trovate online, giusto o sbagliato che sia, qui in questo momento non ne discutiamo. Transformer è una tipologia di rete neurale che viene utilizzata da OpenAI e che è decisamente molto potente e molto più veloce, va bene, pazienza, andata, più veloce rispetto alle altre. Ma veniamo al sunto, ma io come freelance che cavolo me ne faccio di questa intelligenza artificiale? Vi do qualche idea. Sicuramente posso provare a essere più produttivo, più produttiva, perché obiettivamente mi automatizza certe attività, mi rende certe attività più rapide. Appunto, sono più produttiva, quindi ho più tempo, sono più rapide perché magari posso creare testi, metto sempre tra virgolette perché il copia e incolla, ricordatevi che è pericoloso, oppure delle immagini in minor tempo. Ovviamente divento più efficiente perché dedico meno tempo magari a delle attività noiose, magari uso anche Notion, come diceva Chiara prima, quindi automaticamente faccio tutte queste cose e ho più tempo per far la maglia, nel caso di Sacri Maschi mio, oppure per fare altro. Posso diventare più preciso, più precisa? Io lo lascio col punto di domanda, perché è rischioso, dipende da quello che viene fuori, di sicuro. Io per esempio uso moltissimo, quando scrivo i post di LinkedIn, uso molto Gemini di Google e gli chiedo, ti prego verifica che quello che ho scritto è corretto da un punto di vista tecnico, ok? Quindi da questo punto di vista può essere molto utile, quindi mi aiuta ad essere più precisa, o se scrivo un testo in un'altra lingua glielo faccio correggere e la probabilità che scriva una castroneria viene decisamente ridotta. L'AI può essere generativa, può essere assistente, quindi mi aiuta a eseguire dei compiti ripetitivi e quindi mi fa risparmiare tempo. Può riassumere le trascrizioni. Per fare le trascrizioni delle riunioni, delle call, posso usare per esempio Firefly AI. Poi lascio queste cose qui in giro, quindi se qualcuno vuole fotografarsele. Posso analizzare, sintetizzare dei testi. Io sono sincera, certe volte io ricevo delle email che sono lunghe una quaresima, non ho voglia di leggerle, le metto dentro uno di questi strumenti e gli dico che cosa sta dicendo e che cosa vuole, ok? Posso cercare informazioni. Se non conoscete Perplexity AI, vi consiglio di dargli un'occhiata, perché è interessante, perché è molto, diciamo che è una specie di Google, una ricerca di Google potenziata, quindi è molto interessante. Posso generare script, posso scrivere le email, eccetera, eccetera. Rileggere i documenti, l'abbiamo già detto prima. L'AI generativa può essere uno strategist per me, e cioè può ragionare, può suggerire. Secondo me questa è una potenzialità molto forte. Non so, io la uso spesso quando devo andare a fare qualche speech. E non so minimamente da che parte cominciare perché non ho voglia, non sono ispirata, quindi mi aiuta a superare
quella impasse e mi aiuta quindi a ragionare, a farmi venire nuove idee. Poi, magari gli chiedo, dammi 10 suggerimenti per questo speech. Poi magari 9 fanno schifo, ma uno magari mi fa accendere la luce dentro il cervello. E questo è secondo me un grandissimo utilizzo. Anche perché mi dà opzioni tra cui scegliere. Può suggerire idee e approcci che non sono convenzionali, perché unisce conoscenze che magari noi non abbiamo e quindi ci fa vedere le cose da un altro punto di vista. Claude AI, che suggerisco a tutti di provare se non l'avete mai provato, perché io trovo che sia per scrivere i testi top, ChatGPT, vabbè, lo conoscete tutti quanti, e Gemini, che non è ma affatto male. Per concludere, l'AI generativa possiamo usarla anche come creator, ok? Quindi per creare testi, per creare immagini. Sulle immagini seguite Elisabetta Licino su LinkedIn, perché lei è proprio bravissima su questo tema, io no. Ho altri pregi, tipo fare la maglia. Allora, attenzione alle allucinazioni, perché questi strumenti, pur di dirvi qualcosa, di darvi una risposta, dicono anche delle sciocchezze. Quindi io dico sempre occhio, controllate. E soprattutto ribadisco no copia e incolla, perché si vedono delle robe che fanno paura. Tipo occhio, perché questi strumenti hanno un problemino in italiano. Se voi gli chiedete di scrivervi un titolo, ve lo scrivono tutto con la prima lettera di ogni parola maiuscola, come si fa in inglese, e non si può vedere. Ok, in italiano non si può vedere, quindi attenzione. Vi ho fatto un elenco di un po' di strumenti ulteriori rispetto a ChatGPT, poi appunto ribadisco, questo lo lasciamo magari lì. Contents per scrivere i testi, ChatGPT, Claude AI, Gemini, Jasper AI, WriteSonic, Writer, sempre per chi scrive, e Copy AI. Per fare le immagini, per me, Midjourney e poi la morte, quindi secondo me è la cosa migliore. Anche ChatGPT fa le immagini, però secondo me la qualità non è esattamente la stessa. Sui video, ormai i video con l'AI, sempre seguite Elisabetta Licino, che sta facendo un grande lavoro sui video. Stable Video, Kyber, Pixahedra, Runway è quello sicuramente più importante. Con l'asterisco sono quelli che hanno una parte di free, di parte che si può provare. E Luma AI, che è decisamente importante, perché sta facendo un gran lavoro. Sull'audio abbiamo SpeechGen, PlayHT, Murph AI e anche CapCut, ma qui abbiamo la Silvia, che è sicuramente esperta più di me, incominciano a introdurre o hanno introdotto degli strumenti di AI. E basta, ho finito. Domande? C'è bravissimo, almeno vi ho dato un po' di idee.